GF VIP 2, Carmen Di Pietro sempre dalla parte della coppia barra verticale Wing Zuiden. Cecilia Rodriguez e Ignazio E. Moser, l'argentina non vede l'ora che esca dalla casa del grande fratello VIP 2 per stare con lui. Intanto il pubblico l'accusa di incoerenza. Carmen Di Pietro, dopo la sua esperienza al grande fratello VIP, ha spiegato in più di una occasione di tifare per la coppia Moser-Rodriguez. Anche Cecilia, durante l'ospitata a Verissimo di ieri pomeriggio, ha raccontato che il rapporto con l'ex ciclista va ben oltre la semplice infatuazione. La soubrette di Imagination, intervistata tra le frequenze di Radio Radio, ha avuto modo di ribadire la sua preferenza nei confronti della discussa coppia. Se son piante fioriranno. Si vedrà quando usciranno fuori. Ognuno fa quello che vuole nella vita, poi la gente non apprezza, pazienza. Non è che uno deve dare conto agli altri. Io non sono nessuno per indagare nella sua vita, ha confessato Carmen parlando con la Speaker radiofonica del programma. Poi la Di Pietro ha precisato, io sono a favore sempre dell'amore, certo poteva magari dire nei vari confessionali, mi dispiace molto per il mio ex, d'altronde è scoppiato l'amore e... Forse le ha anche dette, non lo so perché non seguo ogni minuto e mi auguro che duri, che sia amore vero. Aggiornamento di Valentina Gambino. Jeremias chiede scusa ad Ignazio. Durante Verissimo andato in onda ieri pomeriggio, Cecilia Rodriguez ha avuto modo di parlare del suo fidanzato, facendo chiarezza una volta per tutte, solo una semplice infatuazione oppure qualcosa di più serio? Continuo a guardare il GF per controllare Ignazio e quando lo vedo bacio il televisore, ha affermato la modella argentina, per i primi 50 giorni non sono stata bene, ma ogni volta che Ignazio si avvicinava mi passava tutto. Quando ho chiarito con Francesco mi sono sentita libera e ho avuto il coraggio di fare quello che avevo voglia di fare, prendendomi tutte le responsabilità. Questo è un innamoramento, non infatuazione. A me piace molto andare in bici e imparerò a vendemmiare, ha poi concluso. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, in studio si è palesato anche Jeremias. Il fratello di Belen e Cecilia, ha avuto modo di confermare di avere cambiato idea sul neocognato chiedendogli scusa nel corso della precedente diretta del programma. Ed infatti, Ignazio era finito a rischio eliminazione ed è comparso in studio con Daniele e Aida per qualche minuto, giusto il tempo di un bacio a Cecilia e un abbraccio all'amico fraterno. Aggiornamento di Valentina Gambino. Cecilia spiega l'armadio, vergognoso. Cecilia Rodriguez è stata la protagonista indiscussa della puntata di Verissimo, il rotocalco della rete ammiraglia di casa Mediaset, andato in onda ieri pomeriggio e condotto da Silvia Toffanin. Tanti gli argomenti che l'argentina ha voluto spiegare e tra questi, anche la famosa storia dell'armadio con Ignazio Moser. È vergognoso il modo in cui sono stata attaccata per nulla. Nell'armadio non è successo niente, solo un bacio perché all'inizio non volevo succedesse davanti alle telecamere. Sono indignata per le cose che sono state dette. È la cosa che mi ha fatto più male sapere da quando sono uscita. Recentemente, anche la sorella di Cecilia, la showgirl Belen Rodriguez, ha dovuto difenderla con le unghie e con i denti. Durante la puntata del Maurizio Costanzo Show, nella seconda serata del giovedì, la conduttrice di Tossicue Vales ha risposto ad una battuta di Andrea Pucci, è il tuo lavoro e mi va benissimo, però c'è stata una smentita del GF. Per strategia ci ha messo una settimana, l'avrei fatto pure io per tenere il pubblico caldo, ma è stato svelato che la testa di mia sorella arrivava alle spalle di Ignazio. Stop. Sarebbe stato molto volgare. Aggiornamento di Valentina Gambino. Nuove accuse per l'argentina.
Cecilia Rodriguez non vede l'ora di rivedere il suo Ignazio Moser, tanto quasi da augurarsi che sia proprio lui ad uscire dalla casa del Grande Fratello VIP 2 lunedì nella nuova diretta. La showgirl argentina lo ha confessato nel corso dell'intervista fatale da Silvia Toffanina a Verissimo, dove è tornata a parlare di questa relazione appena nata. I telespettatori si sono però scatenati sul web, trovando un'incoerenza nel racconto fatto dall'argentina a Silvia Toffanin sulla rottura con Francesco Monte. Io e Francesco ci siamo amati alla follia, volevamo sposarci, ma quando sono entrata nella casa c'erano già problemi e incomprensioni che andavano risolti. All'inizio mi ha messo sempre al primo posto, poi Francesco ha avuto il bisogno di realizzarsi e mi ha messo in secondo piano. Questa è stata l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Mi sono sentita fuori dalla sua vita, ha raccontato infatti Cecilia, ma sul web sono fioccate le critiche. Critiche per Cecilia, il pubblico nota un'incoerenza. Che faccia tosta. Ma i problemi con l'ex non poteva risolverli a fine programma come le persone normali e sfogare i suoi istinti fuori in privato. E meno male che la trattava da principessa, immagino il contrario cosa combinava questa. Pessimo esempio, pessimo personaggio, non è adatto a stare in TV, scrive infatti una telespettatrice, appoggiata da chi ha notato la medesima cosa. Ma come? Prima di uscire dalla casa ripeteva che Francesco per 4 anni aveva messo da parte il suo sogno di diventare attore per stare dietro a lei. Ed ora a Verissimo dice che lui l'ha messa da parte. Cecilia, tu non sai nemmeno cosa vuol dire coerenza. Punto. Spiegazioni quelle di Cecilia che non sono quindi piaciute al pubblico, così come continua a non piacere la storia nata con Ignazio Moser.